Ah, scusate ragazzi, stavo mangiando, effettivamente. Ah, ovviamente ciao da Roberto, l'officina fai per tre. Stavo mangiando la pastiglia, ragazzi. La pastiglia, no, vedete? Lo stato delle pastiglie. Eccolo qua. Si scherza, ragazzi, ma c'è poco da scherzare. La sicurezza non si scherza. Cliente di Volkswagen Golf. Ci ha portato da fare questo lavoro di pastiglie. Il problema è che lui sentiva un rumore già da tempo, è andato avanti, stato del disco e ovviamente lo stato delle pastiglie. Ahimè ragazzi, purtroppo si è arrivato già a uno stadio finale di quello che era il sistema frenante posteriore, ma uno dice ma cos'ha? C'hai il freno a mano? Come fa a ridurre una roba del genere in questo stato? Ricordiamo che nel momento che noi freniamo, la potenza è maggiormente anteriore, ma anche posteriormente viene frenata la macchina. Quindi non è che uno va in giro col freno a mano tirato. Succede che nel momento che non vai a fare le giuste manutenzioni, arrivi in questo stato. Vabbè, volevo un attimino un po' farvi vedere effettivamente cosa è successo. Ovviamente il cliente già lo sapeva perché appena toccava il freno sentiva un rumore di ferraglio pauroso. Una roba proprio oscena, anche, dà anche fastidio, in macchina dà anche fastidio. E quindi siamo andati a ripristinare il tutto. Poi andiamo a verificare un po' lo stato anche della pinza e completiamo un po' il lavoro posteriore. Visto che siamo ovviamente posteriormente, diamo anche un occhio anche anteriormente per vedere che sia tutto a posto. Mi raccomando ragazzi, nel momento che volete partire per le ferie, per un weekend, mi raccomando ragazzi, punti fondamentali della macchina, freni, sistema. Le pneumatici, pressione, controlliamo anche lo stato dell'usura, un controllo generale eventualmente sull'acqua del radiatore, l'olio, anche l'acqua dei tergicristalli che è importante visto che uno fa una strada, magari fa tanti chilometri, tutti i moscerini si attaccano al parabrezza, le spazzole magari non vanno bene e non c'è acqua, insomma non è sempre il massimo. Quindi mi raccomando ragazzi, controllate lo stato del veicolo sempre, soprattutto prima di partire, ma comunque sempre, sempre va guardato. Non riuscite voi a guardarlo, venite a noi in sede a San Zeno Lambro, in via Primo Maggio Civico 16. Vi do anche il numero di telefono 02 98 26 0207. Ciao ragazzi, alla prossima!